Buonasera a tutti, vi prego di prendere visione del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio e di notare bene che questi webinar hanno solo finalità didattiche, non vanno intesi per nessuna ragione come incentivo all'investimento, ognuno è responsabile delle proprie azioni derivanti dall'utilizzo di questo tipo di analisi. Buon trading a tutti. Allora, ultimo appuntamento, diciamo, del mini corso, se vogliamo, sull'analisi retail questa settimana. Ultimo momento in cui c'è la registrazione, poi da lunedì prossimo i webinar saranno molto interattivi anche perché se volete poi potrete anche comunicare a voce proprio perché faremo solo analisi operativa, quindi alcuni webinar magari dureranno più di mezz'ora, altri 10 minuti, dipenderà comunque dalle diciamo, occasioni che ci saranno dal punto di vista dell'analisi retail. Questa sera allora andremo a vedere diciamo il solito percorso. Partiremo con la spiegazione delle operazioni effettuate ieri, scopo didattico, poi risponderò alle domande, ce ne sono poche questa sera perché ieri ho avuto modo comunque di rispondere alla stragrande maggioranza. Spiegherò quello che ieri non sono riuscito a spiegare, cioè il rischio rovina, il MAE, l'importanza, e poi un vademecum su il buon trader retail, perché in fondo siamo tutti trader retail. Però possiamo mettere in atto alcune, diciamo, alcune operazioni per evitare di perdere, quindi di passare dalla parte della stragrande maggioranza delle tele. Poi imposteremo l'operatività giornaliera per la prossima settimana. Allora, andiamo a vedere un po', le operazioni fatte ieri. Ho un po' la piattaforma lenta. Oh, c'è da dire che questa settimana le operazioni sono state molto belle a livello didattico, quasi tutte sono andate a target. Ieri però abbiamo fatto USD CAD, USD Yen e Euro GPB. Allora, partirei con Euro GPB, dove apro un attimo la lavagnetta. Allora, in buona sostanza, ieri c'era un'opportunità short da quest'area qui, proprio perché avevamo visto, notato come sui livelli di prezzo in area 91 e 25 ci fosse stato un interesse molto massiccio da parte, se vogliamo, dei trader retail, perché nella giornata appunto tra ieri e la nottata, perché questo dato che vedete qui verde, che sono i prezzi medi di carico, è una fotografia che viene fatta alle 8 del mattino, quindi io questo dato lo vedo, quindi se parlo di questi prezzi medi di carico, li vedo alle 8 del mattino. Noi avevamo analizzato comunque, diciamo, l'andamento della giornata di ieri, quindi in buona sostanza la sessione ovviamente verso fine di Wall Street, e appunto si poteva molto vedere molto bene dall'analisi dei prezzi medi di carico l'ingresso di molti trader al rialzo, che poi si sono dimostrati un 6% in più rispetto alla giornata precedente, e si era ipotizzato anche un target, e vado a prendere un grafico daily molto interessante, che era area 0,89 e 95, che praticamente era uno swing che il mercato non aveva mai ancora testato. Questo io l'ho definito nella chat di gruppo dedicato un calcio di rigore, perché queste sono un po' quando si creano queste candele così ribassiste con un minimo così vicino, nel 99% dei casi lo va a testare. Quindi è stata un'operazione tra virgolette molto facile, lo short, poi c'è stato proprio l'ingresso in maniera lampante dei long, e quindi il test c'è stato. Non mi aspettavo che andasse a romperlo così forte, in maniera così forte, tant'è che io comunque ho liquidato la posizione quasi sulla rottura del minimo. C'è da dire che euro sterlina durante la sessione di intraday praticamente ha fatto un rientro in questa candela verso le 11, quasi a toccare i break even. Io per questo poi
Il break even lo metto solo quando viene colpito un determinato livello, perché se vedete in quest'area qui, non so se si vede bene, però su questa candela verde il minimo non era stato ancora testato. Quindi il mercato ha fatto una sorta di finta per andarsi a rivedere un po' i prezzi di apertura che erano in area 90 e 53 per poi riandarsi a rivedere i minimi. Quindi io il break even lo metto solo se il target, che appunto è un massimo, un minimo ravvicinato daily, sia appunto stato testato. In quel caso metto il break even. Ok, quindi questa è un'operazione che è stata molto interessante, come l'è stata anche quella su USD Yen. USD Yen, mo molto, anche questa molto bella, perché buona sostanza il livello di entrata lo vedete sempre in bassa volatilità. Sono entrato praticamente intorno alle 2 di notte, l'antigrid è entrato su questo pattern ed è stata un'entrata molto pulita, proprio perché sempre vedete bassa volatilità. E qui si era ipotizzato un test anche qui della, diciamo, era una sorta di pullback su un precedente supporto. Noi l'analisi l'abbiamo fatta ieri su questo livello, quindi noi abbiamo analizzato questa parte qui. Anche questa era molto, diciamo, non facile come quella di euro sterlina, però comunque c'erano molte altissime probabilità che andasse a testare quest'area qui, cosa che ha fatto. Anche qui l'ha rotta. Debolezza di dollaro molto evidente in questo caso, e quindi ingressi da parte dei trader retail long, come vediamo anche dai prezzi medi di carico di ieri con quello di questa mattina. Ieri era un 53%, addirittura questa mattina c'era un 64% long, quindi posizioni che sono aumentate nel giro di una sessione di molto, quasi sì, un 11% di interesse ad aprire posizioni rialziste, però poi diciamo il prezzo ha fatto il contrario. Nota dolente, però sono contento perché molti di voi il sell su SDCAD l'hanno fatta. Io purtroppo, benché fossi entrato molto bene in short, sono stato diciamo buttato fuori quest'oggi, perché USDCAD, andiamo a vedere dove erano le posizioni. Faccio vedere da MyFXBook, faccio prima perché è una piattaforma un po' lenta. Allora, due posizioni erano state aperte, una dal prezzo di 1,4227, quindi 1,4227, buona sostanza, 1,4227, la prima entrata qui e la seconda in area 40 e 36. Quindi in quest'area qui questa notte. Allora, su SDCAD, io ieri vi avevo detto che purtroppo quella piramidazione era un po' tardiva, perché in realtà diciamo, il setup su SDCAD c'era stato su queste, io però non l'ho vista in tempo, quindi sono entrato su questa candela qui daily, poi sull'altra, e al minimo ritracciamento, ovviamente, visto che comunque era una piramidazione, sono stato buttato fuori in quest'area qui. Però vedete come in realtà l'analisi sia stata pressoché perfetta, perché su USDCAD si sta registrando un notevole sempre interesse long da parte dei trader, e se ci sarà comunque una nuova opportunità, quindi poi lo vedremo dopo, io comunque tenterò anche un altro sell per la giornata di lunedì. Però dipenderà un po' adesso da come si sono mossi i prezzi medi di carico. E quindi, se ci sono diciamo, le condizioni, proverò un sell, perché comunque vedete che
sono sostanzialmente dopo questa fase di distribuzione dei prezzi che c'è stata su in area 1,47,70, vedete, era un 16% che stava comprando, poi siamo arrivati a un 20%, adesso siamo addirittura a un, aspettate che c'è la linea, non vedo bene, ma dovrebbe essere un 32%, quindi levo il prezzo 32% al rialzo, quindi da un 20%, sono tre sessioni di fila che stanno entrando long su SDCAD. E quindi abbiamo un 12% in più rispetto appunto a 3 sedute fa. Quindi rimane l'interesse da parte dei trader al rialzo. Allora, quindi questa è un po' la situazione delle tre operazioni fatte ieri. Ah, c'è AUD CHF che rimane ancora in piedi. AUD CHF, questa era anche interessante dal punto di vista daily perché il target è questo livello di 59,52. È ancora lì che comunque non ha avuto tutta questa volatilità, questo cross, però si è creato una, diciamo, me la faccio vedere meglio, abbassando l'ATR. Siamo in piena accumulazione dei prezzi medi di carico in area 58,07. Quindi tutta quest'area qui, diciamo che è stata venduta dai trader retail, quindi potrebbe appunto andare a prendersi quel livello daily. Ok, allora passiamo al secondo diciamo argomento che sono le domande che non sono riuscito a rispondere ieri. Ce ne sono poche perché in realtà ieri ho risposto alla maggior parte delle domande. Allora, le tre a cui non ho risposto sono i livelli daily, weekly e monthly che hai mostrato prima sul grafico, come posso visualizzarli? Presumo che si parlasse di questi livelli qui che io traccio in maniera con un indicatore che si chiama, ve lo faccio vedere da qui, sono, sempre che lo trovo, è questo qui, supporti e resistenze di Barry. Lo trovate o se non lo trovate sul MQL4 scrivetemi oppure scrivete nella chat che ve lo posto senza problemi. Quindi questo è, diciamo, è lo stesso dei fractal. Praticamente mettere indicatore fractal o questo è la stessa cosa. A me, diciamo, piace l'impatto divisivo perché mi dà comunque, mi traccia una linea con gli swing e mi serve appunto per capire un po' dove devo andare, ma anche senza questi, io comunque ragionando sempre sull'alternanza delle barre verdi con quelle rosse, e quindi poi si crea lo swing. Quindi questo indicatore non fa altro che appunto andare a calcolare questi swing. Riesco comunque a tracciare dei livelli, quindi che sia daily, weekly o monthly, questi ovviamente sono tutto frattale e vengono anche mostrati sui grafici più alti. Poi una domanda, stai facendo operazioni come la maggior parte dei retail perché i grafici stanno invertendo il trend? Se il trend è forte, si fanno operazioni contro il retail, corretto? Allora, quello che voglio, tra virgolette, se mi permettete il termine, insegnare è che non dobbiamo considerare l'intero storico dei retail, perché ormai quello che è stato è stato, cioè nel senso che comunque considerare un trend al ribasso lo vediamo tutti. E quindi operare nella classica analisi tecnica varrebbe a dire ok, siamo diciamo in un trend ribassista, cerchiamo i ribassi. In realtà no, dobbiamo vedere l'alternanza dei prezzi medi di carico come cambiano da una sessione all'altra, perché si ragiona un po' day by day, quindi se c'è un setup che ci dice di andare long in questo trend tipicamente ribassista, allora noi cerchiamo il long perché proprio perché potrebbe invertire in qualsiasi momento. La cosa interessante è che quando c'è questo ribasso, quando c'è un ribasso del genere, non vedrete quasi mai aumentare gli short. Quindi l'interesse short qui viene sempre meno, ma ci sarà sempre l'interesse long.
Quindi eviterete di fare, se seguite, fate proprio il contrario di quello che fa la maggior parte dei trader, questo trend al ribasso voi in faccia non lo prendete mai, proprio perché la maggior parte dei trader se lo inizia a fare al rialzo. Poi la cosa molto importante è sempre anche abbinare un minimo di analisi, come faccio io, appunto, sui livelli che potremmo andare a colpire il prezzo. Voglio dire, essere troppo, ad esempio, su 10HF, io sono contro trend, però è molto probabile che si possa andare a fare, prima di magari riprendere di nuovo il trend al ribasso, una visita a questa resistenza, perché è molto vicina, potrebbe andarla a sporcare e ritornare poi giù. Quindi io, quando arriverà qui, metterò o la posizione al break even oppure la posso anche chiudere, perché è il primo target plausibile. Perché se lo vado a mettere già sul weekly è molto improbabile che mi possa rifare tutta la salita, sul monthly vado a giocare contro una barra mensile, tre barre mensili ribassiste. Quindi non ho, diciamo, il trend, tra virgolette, a favore. Ok, Marco mi chiede se posso postare indicatore tra, non so se dopo il webinar, però me lo ricordo, oppure chiedi in chat, sicuramente altri lo usano, però è una cosa che farò. Non ti preoccupare. Ok. Alexandra, in poche parole, conviene shortare sulle correzioni, giusto? No, Alexandra, assolutamente no, perché sulle correzioni rimani fregato. Proprio perché l'abbiamo visto più volte, magari rivediti alcuni esempi. Le correzioni sono quelle più pericolose, perché è lì che i traders cercano di rimettersi a favore del trend. Anche questo qui, USD Yen, è un esempio, perché qui è salito sempre il trend. Qui è un trend al rialzo. Se noi adesso andiamo a cercare nuovamente i massimi, qui iniziano a comprare tutti. Qui stanno comprando i trader retail, invece va dall'altra parte. Quindi bisogna cercare la variazione del prezzo di carico tra una seduta e l'altra. Quindi USD Yen, ieri l'abbiamo visto, eravamo 53% long, 64%. Qui questa discesa è stata comprata dai retail, quindi noi andiamo al ribasso. Fino a dove? Fino a un livello plausibile. Quindi un test, e dobbiamo iniziare lì e poi a scalare di time frame, quindi andare su un time frame più alto. Dov'è? Non c'è più il time frame, quello daily. Ecco, tipo USD/JPY, lì abbiamo visto quindi il setup short. Su USD/JPY ci mettiamo su un grafico daily e vediamo dove può arrivare, ti vai a vedere un po' gli swing, i vari supporti e resistenze che può beccare. Però deve essere un target appunto plausibile, non è che entri sell per prenderti questo livello qui. Non è realistico, perché può succedere di tutto. Oh, Cristian dice, anticipa molto il trend questo modo di tradare. Sì, noi riusciamo a prendere non lo dico adesso ma se avete notato, in tutta la settimana abbiamo intercettato sempre i movimenti. Io adesso non dico che sarà sempre così, ma abbiamo intercettato un po' tutte le inversioni. E se siamo bravi a mantenere le posizioni quando appunto c'è la possibilità di piramidazione con USD CAD, ci possiamo togliere delle soddisfazioni, o quantomeno evitare di fare gli errori, quelli che fa la maggior parte dei trader retail. Quindi questo è un po' lo scopo. Poi, questa è una tecnica molto robotizzata, vero? Beh, i passaggi sono sempre quelli. Avete visto che io comunque faccio sempre le stesse osservazioni. A volte, ovviamente, non nascondiamoci dietro la discrezionalità, perché comunque c'è sempre quella, diciamo, quell'esperienza. Io seguo i mercati dal 2008 e comunque ho visto diverse situazioni, quindi magari anche a volte cado in illusioni ottiche che mi sembra di aver già vissuto, poi magari sono completamente sballate, però alcune operazioni magari non mi piacciono, come ad esempio non mi piace andare a comprare quando ci sono 3-4 candele daily al rialzo o al ribasso in questo caso. Però questo mi fa perdere dei vantaggi. Abbiamo visto su euro dollaro, sulla sterlina,
il fatto che io le ho scartate, nonostante dal punto di vista dell'analisi retail ci sia stato un chiaro segnale lampante di short da parte di retail, e quindi andava comprato comunque euro-dollaro, in quel caso però io non le ho fatte quelle operazioni perché, diciamo, mi sono dato dei limiti, quindi non voglio andare a comprare quando, ad esempio, su euro-dollaro io vedo questa situazione qui, cioè io adesso, anche se qui ci sono tutti i trader short, vedete, io non compro perché siamo alla 1, 2, 3, non tenendo conto di questo, siamo 1, 2, 3, 4, 5 candele rialziste, tra cui 4 abbastanza molto piene. Quindi io il long l'ho intercettato, l'abbiamo intercettato bene proprio questa settimana. Però avevo previsto un arrivo sul primo target plausibile che era area 1,0980, però poi si è fatto altri 150 pips, quindi anche lì vedete non sono stato bravo perché non ho fatto correre la posizione. Se l'avessi fatta correre magari sul target, questo qui weekly, potevo avere ancora i long, ma col senno di poi non si fa nulla. Però per me questo rimane un target non plausibile. Però con questa volatilità dobbiamo adattarci e vedere, praticamente, io non so voi da quanto tempo fate trading, però io queste situazioni qui di euro-dollaro che mi fa 6 figure a ribasso in una settimana e poi me ne fa nuovamente nella settimana successiva altre 6 al rialzo, quasi 6, io non le vedevo dal 2012, quindi dalla crisi dei debiti sovrani. Non vedevo un po' queste situazioni, proprio perché diciamo che il mio occhio era stato comunque abituato alla volatilità molto bassa dell'ultimo anno e mezzo. Quindi io dico sempre, chi inizia adesso come neofita è molto più avvantaggiato rispetto magari a chi è iniziato un anno e mezzo fa, due, perché quelli possono essere stati presi un po' alla sprovvista da questa volatilità, mentre chi inizia adesso viene messo già, diciamo, in burrasca e deve cavarsela, quindi magari perde anche soldi, è brutto dirlo, però si fa le ossa su un mercato molto volatile, quindi potrebbe poi avvantaggiarsi proprio perché già vive una situazione del genere, quindi potrebbe essere avere un approccio molto più cauto sui mercati rispetto a qualcun altro che magari è stato più aggressivo nei precedenti anni, mesi, proprio perché c'era una volatilità bassa che ti costringeva ad esporti anche con size maggiori, proprio perché la volatilità era quella. Cioè, io vi faccio un esempio: su questo conto da 12.000 euro, io con i microlotti, quindi lavorando con i microlotti, quindi con size ridicole, questa settimana ha fatto 263 euro, quindi con i microlotti, grazie alla volatilità del momento. Ma questo non l'avrei mai fatto con la volatilità di un anno e mezzo, due, quindi sarebbe stato un altro scenario. Ok, quindi questo l'abbiamo visto. E proprio sul discorso del rischio, adesso escono un po' dall'analisi retail, ma questa è una cosa molto interessante perché spiego il rischio rovina e il MAE. Allora, vi faccio una domanda: quanti di voi conoscono il rischio rovina del proprio conto? Se io vi chiedo qual è il rischio rovina di questo conto, io so rispondervi in maniera molto oggettiva, però quando faccio questa domanda un po' ai miei clienti o comunque a chi ho piacere di conversare durante le giornate, molti non sanno rispondere a questa domanda e quindi non hanno la minima idea del proprio rischio rovina. Vedo che non lo so. Gianni, cosa significa circa il 50%? Ok, vedo che molti di voi in chat non lo sanno, non sapete il vostro rischio rovina. Bravo Antonio, Antonio lo vede da. No, non è lo stop loss sul capitale. È un po' diciamo, un tachimetro che vi dice a quando state andando sul mercato. Allora, vi sarà sicuramente capitato di vedere
delle performance. Io, per esempio, sul mio conto, portato per alcuni mesi, ho applicato questa strategia dell'anti-grid in maniera molto aggressiva per vedere un po' fino a dove arrivavo. E ho fatto tipo l'840% sul capitale. Può sembrare un buon risultato, però vi assicuro che il mio rischio rovina è stato molto aggressivo. Adesso purtroppo non lo riesco a far vedere da qui perché poi ho prelevato tutto, però avevo un rischio rovina di 100 trade, meno di 100 trade. Adesso vi prendo un altro conto. Vedete, ad esempio, questo conto qui che ho preso da internet ha fatto il 69%. E può sembrare un conto che è sostenibile. In realtà, purtroppo, non è sostenibile nel tempo perché il suo rischio rovina è troppo basso. Cioè, significa che lui, questo conto qui, basta un trade per perdere il 10% del capitale. Quindi, se becca una serie di 8 trade negative, che può succedere, va a bruciare l'intero capitale. Quindi quando vedete quelle percentuali a tre zeri, state certi che se hanno un rischio rovina inferiore ai 1000, sono conti che non sono sostenibili nel tempo. Quindi non ci investite nemmeno un euro, perché rischiate di perdere comunque denaro. Un buon rischio rovina, ad esempio, anche questo era un rischio rovina, una percentuale molto interessante, intorno al 40% all'anno, però aveva un rischio rovina troppo basso. E il conto che io sto facendo invece, dove sto facendo didattica, ha un rischio rovina dov'è? Altissimo. Quindi io sono assolutamente tranquillo che questo conto, almeno che non impazzisco una sera, non mi brucio, non brucerò il conto. Cioè, posso stare tranquillo che riuscirò a vivere tutte le situazioni, tutte le dinamiche di mercato, proprio perché io, per perdere il 10% su questo conto, devo prendere una striscia negativa di trade di 282 pips. Quindi, per bruciare questo conto, devo prendere una striscia negativa di 2800 trade per perdere il 100% del capitale. Quindi, capite bene che è molto sostenibile un trading del genere. Come viene calcolato? Questo viene calcolato ovviamente su un po' i vari stop che vengono presi dall'operatività sulla leva utilizzata, quindi poi viene fatto questo calcolo. Comunque, voi senza che lo facciate a mano, prendetevi un diario, quindi agganciate il vostro conto a MyFXBook e avete queste metriche, anche perché potete poi vedere un'altra cosa. Capire quanto siete bravi a far correre le perdite e a tagliarle. Allora, un altro, diciamo, interessante, un'altra interessante metrica è il MAE, cioè la massima esposizione, quindi la massima avversione che voi avete su un trade. Quindi il MAE sostanzialmente vi fa una mappatura dei trade che voi mettete, degli ultimi 200 trade che voi mettete a mercato. Voi capite, quando vedete quelle operazioni che hanno il 90% di profittabilità, quindi vedete percentuali del 90, dell'85%, qui è soltanto un caso perché comunque l'analisi retail per il momento si sta dimostrando molto attendibile, però quando vedete quei trade dove abbiamo il 90% di profittabilità, andatevi a guardare il MAE, perché il MAE vi dice che tipo di operatività imposta il trader retail. Con l'analisi retail, come la sto impostando io, vedete che io taglio sempre le perdite,
perché le perdite arrivano in un range ben definito. Quindi, basandosi sullo 0,15% e sulla volatilità del singolo strumento, io comunque taglio le perdite. Vedete come questi pallini rossi siano comunque messi in un range ben definito, mentre i guadagni hanno più possibilità di correre. Quindi io non le blocco, quindi come i tentativi di piramidazione, quindi cerco di farli correre. Ovviamente quelli che andranno a buon fine in questo caso, dove o sono bravo io a correre oppure comunque parte un bel movimento direzionale, saranno molto pochi rispetto alla maggioranza che magari chiuderà in un range ben definito. Quindi qual è il segreto in questo caso? Se si riesce a mantenere un rapporto, diciamo, perdita-guadagno, per un 70% dei trade di 1 a 1, ma poi si fanno correre con le altre correzioni quando va dalla nostra parte, allora saremo sicuramente vincenti sul mercato. Mentre se attuiamo diciamo, ad esempio, un mai del genere, è molto pericoloso, perché vedete come in questo caso la distribuzione venga fatta in un range di vincite massimo fino a 1.500, ma le perdite, vedete, anche se queste sono circoscritte in un determinato range, sono molto pericolose perché sono esattamente il contrario di quello che andrebbe fatto quando si dice taglio le perdite per far correre i guadagni. In questo caso vedete che ci sono alcuni trade che vanno dove non devono andare perché in questo caso, su questo conto, sono state fatte correre. Quindi queste sono molto rischiose queste situazioni perché basta anche solo una, due posizioni per rovinare il lavoro di un intero trimestre o addirittura bruciare il conto, perché ovviamente prima o poi, se si opta senza un'operatività, senza stop loss, magari anche in griglia, capiterà che quell'occasione dove ti va a bruciare il conto. Quindi rischio rovina e mai sono due parametri più importanti di MyFXBook. Gli altri potete anche non considerarli, infatti profit factor, queste cose qui sì, possono interessare, ma non sono così importanti come il rischio rovina e il mai, perché al colpo d'occhio vi danno l'idea di un buon sistema che deve essere almeno superiore ai 1.000. Il drawdown sicuramente sì, ovviamente il rapporto drawdown è importante. L'unica cosa che a me non piace di MyFXBook che lui il drawdown te lo calcola anche sul guadagno, che ovviamente il drawdown comunque non è, però è un parametro che a me non piace particolarmente, perché io voglio capire che sul capitale iniziale che drawdown ho avuto, perché poi tutto quello che guadagno è sempre appunto un guadagno, mentre il drawdown sulla perdita è un po' diverso. Però ovviamente il rapporto gain drawdown deve essere quantomeno comunque ideale. Ovviamente più rischiamo, quindi più cerchiamo comunque io stesso su quel conto lì, avrò forse raggiunto, superato il 60% di drawdown, è un qualcosa di dov'era? Ecco, il 68% di drawdown è un qualcosa di non sostenibile nel tempo, proprio perché poi ci sono, vedete, queste situazioni in cui o lì o bruci o fai una preghiera e ti va dall'altra parte. E Lindo Margire dice: io ho già bruciato una quarantina di conti, però se ti approcci in questo modo vedrai che non brucerai nessun conto, perché comunque diventa un trading sostenibile. Però a mio avviso, cercare la doppia cifra al mese è un qualcosa di utopistico. Lo so che purtroppo molti broker in questo hanno delle colpe, perché per anni è stata pubblicizzata la leva, sono state pubblicizzate cifre, ci sono anche i guru, quelli che fanno le mam, oppure danno segnali che promettono le doppie cifre, ma sono cose non sostenibili. Può andarvi bene 2 o 3 mesi se siete fortunati e vivete un periodo di grossi, dove magari appunto una strategia funziona bene, la potete massimizzare al massimo, però non è sostenibile, quindi non è un
Non è un training assolutamente, appunto, ripeto, sostenibile, perché è importante questa parola. Si può fare, si può optare per un buon 10, massimo 20% quando va bene all'anno, quindi non al mese. Quando dico queste percentuali, molti storcono il naso, però io lo so che continueranno ad usare le sale segnali, i guru, perché purtroppo molti credono alle false promesse, ma i numeri sono impietosi. Ok, allora, quindi questo è un po', diciamo, i due parametri, e un po' collegato a questo è il vademecum del buon trader retail. Quindi, per non fare la fine della maggior parte dei retail, mi sono un po', poi voi se volete aggiungere altre cose, comunque io mi sono dato un po' delle regole, quindi che consiglio voi di usare da magari da lunedì è quello di operare con una sense non emotiva, cioè quindi voi quando entrate al mercato dovete essere assolutamente tranquilli. Quindi se appunto poi perché da qui dipende un po' tutto, dipende il fatto di mettere la posizione a break even, perché se entrate con una sense troppo grossa, appena vedete verde, vi viene subito o la cosa peggiore di chiuderla dopo pochi pips di guadagno, oppure dire vabbè, metto lo stop a pari. E poi si vede, perché puntualmente poi ti fa un piccolo ritracciamento e tu lo vieni a prendere e non si riesce soprattutto a far correre i guadagni e tagliare le perdite. Lavorando con una size non emotiva, in questo caso potete avere un qualcosa di molto più tranquillo e gestibile. Quindi io per questo dico, su ogni trade io rischio lo 0,15% del capitale, sono molto tranquillo e so che comunque posso costruirmi delle situazioni piramidali, posso vedermi ritornare il prezzo indietro, proprio perché comunque non, diciamo, emotivamente non sono coinvolto. Ma se dovessi operare come sto operando adesso con l'analisi retail in maniera aggressiva, come nella mia intimità a volte faccio, vi dico che comunque non riuscirei mai a fare quei 100-200 pips che magari riesco a fare con appunto sites ridicole, proprio perché l'emotività è proprio diversa. Però questo fatto qui di lavorare con sales non emotiva ci fa crescere come trader e ci fa essere appunto sostenibili e ci fa vivere delle dinamiche di mercato differenti, perché voi magari entrate con sales troppo alte in un momento di mercato tranquillo, pensate di essere appunto dei trader arrivati perché il mercato delle sales basse, quindi magari vi vendete i massimi, vi comprate i minimi. Fate due o tre mediate, va sempre dalla vostra parte, quindi vi sentite assolutamente dei master trader, però appena poi aumenta la volatilità venite spazzati via dal mercato, quindi quello è dovuto al fatto che si opera con size troppo alte che quindi non ci permettono di resistere sul mercato. Poi un'altra cosa molto importante è operare in bassa volatilità ed evitare quella alta. Questa è una cosa molto importante. Purtroppo non possiamo operare sul mercato quando piace a noi, in base alle nostre esigenze lavorative, oppure quando ci alziamo a un determinato orario, oppure dopo gli orari di ufficio. Ci sono dei movimenti, la volatilità è ciclica, quindi o ci facciamo, appunto, come opero io in bassa volatilità, un expert lo mettiamo su un server esterno, lo facciamo operare di notte, in modo tale che entra su determinati livelli bassi, oppure ci facciamo trovare pronti prima del movimento di Londra, quindi nella sezione di Francoforte dalle 7:30 prima delle 9, quindi dalle 7:30 alle 8:45 vengono i movimenti più importanti, e poi possiamo anche un po' operare sulla fascia di pre-Wall Street, che però a volte è un po' inficiata delle news che arrivano intorno alle 14:30. La fascia oraria dalle 6:30 alle 9 è un po' quella meno consigliata perché ormai i movimenti sono avvenuti e quindi c'è poco da fare in quelle ore. E quindi in buona sostanza sono questi, bisogna operare appunto nelle fasi di bassa volatilità. Poi ho detto lavorare con un rischio rovina superiore almeno ai 1000 trade, quindi quello che abbiamo visto, vi fate il vostro MyFXBook in maniera del tutto privata,
E vedete, se superate i 1000 trade come 100%, quindi significa che dovete prendere almeno 1000 trade per bruciarvi il conto, allora state lavorando in maniera abbastanza adeguata. Poi bisogna controllare sempre la correlazione, questi sono un po' due aspetti tecnici, la correlazione tra le varie valute per evitare di aumentare l'esposizione, dunque il rischio su coppie fortemente correlate tra loro. Il fatto che io utilizzi lo 0,15% su questo tipo di strategia è dovuto anche a questo fattore qui, perché se io entro, perché in un mercato dollaro-centrico, tutto quello che comunque viene fatto viene anche influenzato su ogni entrata che io faccio su SD CAD, su SD Yen, su euro-dollaro, sono comunque correlate tra loro e quindi se io mi espongo con l'1% su tutte queste tre coppie, rischio e vado magari nell'unica direzione di prendermi, di incassare in realtà un 3% di stop se le cose vanno male. Quindi limitare lo 0,15% mi espone a comunque dei rischi inferiori. Quindi questa cosa va sempre, secondo me, approntata. Poi, ovviamente, questo è un aspetto che comunque impara con un po' l'esperienza, seguire le dinamiche macroeconomiche, le mosse delle varie banche centrali, perché sono fortemente influenzate da questi mercati di oggi. E quindi dobbiamo sapere un po' quello che fa la Fed, perché ha abbassato i tassi, dobbiamo conoscere lo swap, quindi sapere se ci mettiamo contro comunque un cambio che ha swap negativo oppure no, anche per un controllo di costi. Quindi questi sono un po' il vademecum, non so se siete d'accordo su questi, poi sicuramente ce ne sono altri, però mi sono venuti in mente questi. Allora, un po' di domande perché poi lunedì non ci sarà tempo, ma di notte i cross e le major con valute yen o di sono volatili in teoria? Sì, ma non più di tanto perché comunque mancano, ovviamente se arrivano, Massimiliano, per questo io dico controllare sempre le dinamiche macroeconomiche, intendo anche il calendario economico, perché ovviamente se io opero sullo yen o su appunto AUD e c'è la banca centrale che mi deve parlare, non opero in quella fascia oraria, quindi evito, oppure è brutto dirlo, ma magari sono sveglio per poter seguire quella situazione, però non vado a lavorare su quelle dinamiche lì. Però lo 0,15 è veramente poco, con 1% sarebbe giusto secondo me e sostenibile, penso. Cristian, è un po' difficile perché l'1% significa che se io prendo 10 trade negativi, cosa che può succedere, è assolutamente plausibile, perdi già il 10% del tuo capitale. Quindi, per usare un termine pokeristico, vai in tilt. Rischi in tilt di iniziare ad aumentare con lo 0,15 si lavora bene. Lo so che magari i guadagni sono pochi, però. Si possono con la piramidazione, con lo 0,15 si può trasformare in 1% di guadagni. Dipende poi anche sempre dalla gestione che uno fa delle posizioni e quant'altro. Massimo dice: è importante cercare di far durare il proprio conto negli anni. Assolutamente sì. Allora, Massimo, con questo sistema che stiamo imparando, penso che è impossibile essere indisciplinati. È importante rispettare le condizioni che stiamo imparando. Questo sì, è vero, perché è molto un metodo oggettivo. Quindi l'unica cosa, e poi io per questo sto facendo dei webinar tutte le sere, è vedere come ci comportiamo durante una fase di drawdown, perché il drawdown arriverà, magari ci saranno le condizioni che non lo so, fino ad oggi ha funzionato sempre bene, però vuoi per un motivo, vuoi per un altro, magari c'è qualche dinamica strana e affrontiamo una fase di drawdown, quindi lì bisogna poi vedere come si lavora. Io abbasso la leva e stop loss sul capitale, 1% del capitale sai su ogni trade. Ragazzi, per me l'1% è troppo a trade, perché l'1% significa appunto se prendiamo 10, ripeto, 10 loss è il 10%, un po' troppo. Magari 0,50 posso essere d'accordo, però l'1% mi sembra un po' troppo. Allora. Sì, evitiamo le strade segnali, tutte quelle porcherie, MAM, PAM, chi più ne ha ne metta, anche perché sono tutte illegali, quindi non si possono fare. Ma io però credo al rovescio della medaglia, 658 pips ho visto fare con un guadagno di 42, non ti delude questo per capire?
Sì, può essere, però quei 658 pips li potevo prendere anche in faccia, quindi in effetti, però io ti dico, si può comunque essere aggressivi, però con una parte del capitale, proprio perché se uno è capitalizzato, con cui ho diversi conti, dove magari mi faccio il mio training, a volte perdo, a volte guadagno. E posso massimizzare alcune situazioni, però io sono convinto che con un metodo del genere, con uno 0,15, si riesca a togliersi delle situazioni, a crearsi nel tempo un capitale, perché quello è un po' lo scopo di questi webinar. Io non voglio farvi diventare ricchi, perché quello sta a voi un po' nella vostra aggressività. Ovviamente non conosco l'investitore, quindi non si potrebbe nemmeno fare. Quindi io devo essere molto, diciamo, cauto. Quindi io vi devo dimostrare come una tecnica in maniera molto tranquilla può fare de determinati numeri. Allora, questi trade qui in una settimana abbiamo fatto 2.759 pips, con il 2% di guadagno e un drawdown dello 0,12. È un qualcosa di molto interessante su cui si può lavorare. Poi, ovviamente, ognuno di voi conosce la propria situazione finanziaria e sa dove può spingersi, però io non posso fare dei webinar in cui magari facevo magari anche delle sponsorizzate su Facebook dove facevo vedere il conto dell'800% e magari avevo 1.000 iscritti questa sera piuttosto che appunto una sessantina di persone. Però in quel caso sarei disonesto proprio perché è un qualcosa di non sostenibile, mentre quello che io sto cercando di trasmettere è un qualcosa di molto sostenibile, che poi voi magari imparate questo metodo e potrete essere più aggressivi come faccio io magari in determinate situazioni. Allora, vabbè, direi che ho risposto un po' a tutte le domande. Vediamo, chiudiamo con alcuni trade. Allora, Aerocard se ne sta andando dall'altra parte, quindi volevo entrare sell e lo togliamo. Allora, non ci sono grandissime opportunità questa settimana perché molte operazioni sono già partite. Purtroppo, come dicevo, non mi piace andare a operare su 5-6 barre rialziste, dove abbiamo su euro dollaro, su sdi yen, su GBP USD. USD CAD era l'unica che potevo riprovare lo short, però voglio vedere un po' su questo ribasso come si sono messi i trader. Avevo allora USD CAD 1.4201. Allora, 1.4201 è il prezzo medio di carico long. Questo, tra l'altro, è segnato anche da queste linee qui, vedete? Che poi questo ve lo passo, è molto interessante. Queste linee qui sono il prezzo medio di carico, però sto notando che forse è un po' troppo pesante al momento, quindi forse vi blocca la piattaforma, quindi devo vedere un po' con Salvatore se è il caso di tenerlo. Comunque si nota come oggi ci sia stato un interesse long e vedete questa discesa del prezzo medio di carico, significa che oggi sono entrati più long e lo short ha perso comunque interesse. Quindi io su SD CAD, siccome lì c'è una situazione di potenziale chiusura del gap sul lungo termine, riprovo nuovamente lo short. Voglio solo vedere se c'è un target plausibile per dove mettermi comunque in stop e c'è comunque il minimo di oggi che è area 39,27, quindi qui questa può essere una situazione interessante che adesso vado a inserire USD CAD. Quando si tratta di venerdì, venerdì è una cosa, è un giorno a parte perché sappiamo tutti che c'è il weekend, quindi dobbiamo mettere un massimo spread, quello che viene fuori dalla tabella.
Allora, 60 pips e ricordatevi per favore il target che ho detto 1,39 e 27, perché adesso passo sul server. 1,39 e 27, ok. Allora, 1,39 e 27. C'è una cosa che vi dovevo dire, ma mi sono dimenticato, però. Allora, 1,39 e 27. USDCAD. Allora, beh, 60 pips. Ah, ecco, quella, dobbiamo vedere la tabella, ecco. La tabella è importante in questa settimana perché c'è il weekend. Allora, USDCAD ha un range fino ad oggi di 0,10, quindi si può allargare fino a 10 pips e già c'è il massimo spread. Ok, quindi proverò una sell e il target dovrebbe appunto il minimo della giornata di lunedì, di oggi, scusate. Poi sì, sono su Telegram, su Working Forex, iscrivetevi a questa chat qui. Working Forex, tutti. Poi c'è l'analisi, il gruppo A, prima che mi dimentico, visto che ancora siete un po' prima di abbandonare il tutto, per avere il materiale presentato è necessario essere titolare un conto reale con TICMIL con deposito minimo di 1.000 euro. Quindi c'è la dashboard più l'indicatore retail più quello più il canale dei prezzi medi di carico. Poi c'è l'expert semi automatizzato, l'anti-grid, e anche la tabella Excel, quindi è anche importante quello, potete averla. Il gruppo Telegram privato dedicato dove si fa l'operatività e dove ci confrontiamo. Poi si può avere una call Skype con me, chi lo vorrà, per magari vedere un po' di come installare il tutto, comunque parlare sempre di questo tipo di analisi, e l'assistenza e il supporto dal programmatore per gli indicatori, quindi da Salvatore Lapiola. Questo è un po' il discorso. Quindi ritorno all'operatività. USDCAD non messa. Allora, Alexandra mi diceva USDCHF. USDCHF, ma credo che sia è lo specchio di euro-dollaro. Allora, USDCHF, purtroppo si è perso il treno su USDCHF, perché ha fatto una falsa rottura della resistenza. Qui sono entrati tutti long, trade da manuale. Per questo poi anche il gruppo, ogni sera così magari ci confrontiamo e c'è chi segue un particolare strumento, chi un altro, però questo è stato molto bello. Perché guardate qui, sempre, però è sempre lo stesso pattern. Qui si accumulano i prezzi medi di carico, arrivano, mentre oggi c'era uno short bellissimo, che lo vediamo col segno di poi. Amen. L'altro era Euro AUD. Questo agli inizi, per chi utilizza magari da poco questi cross, non dico esotici, però Euro AUD. Dove euro di li evitiamo perché sono un po' troppo, non lo trovo nemmeno euro di. Ok, vediamo. Allora, euro di è appunto un cross. L'ho selezionato perché su un grafico daily c'è un supporto interessante che potrebbe andare a testare. Poi c'è una domanda molto importante di Fedele che devo rispondere. Allora, Euro AUD c'è lo short in realtà, perché l'ho analizzato prima, anche come diciamo prezzi medi di carico su Euro AUD, praticamente stanno tutti al rialzo su questi prezzi qui. Quindi magari un giro al ribasso se lo può anche fare. C'era il 34% long contro il 66%, vediamo se sono entrati un po'. L'unica cosa di Euro AUD che non mi piace, il venerdì
nella tabella Euro D e 30-40 pips a pochi lotti. In questo caso, siccome è venerdì, qui rischierò lo 0,10%, quindi vado ad abbassare il rischio. Quindi questa è una cosa che si può fare perché comunque sono cross più pericolosi. Euro D 1,82 e 19, e quindi si è abbassato ancora di più da 82,40. Quindi in buona sostanza qui 82 più o meno qui, e poi quello short si deve essere abbassato per forza 1,17, 1,70 e 27, e infatti si è allontanato dal prezzo attuale. Quindi c'è interesse long su questi prezzi, quindi posso provarlo. Euro AD, vediamo un po' la volatilità, che un po' si è appiattita perché ovviamente ha fatto dei movimenti molto importanti qualche sessione fa e adesso è scesa, però è sempre di 92 pip. Quanto costa un pip su Euro AUD? Euro AUD costa la metà più o meno di quello di euro dollaro, 5,43 euro. Ok, quindi 0,10% su Euro AUD. L'unica cosa che non mi ricordo è il target 1,78 e 45. 1,78 e 45 di euro AUD. Quindi prende il posto di euro GBP. Quindi abbiamo detto 40 pips, quindi significa che 40, vi ricordo che se c'è lo spread per qualsiasi motivo di 40 pips, non entra l'operazione. Il rischio qui è dello 0,10%. Ok, quindi una sell. Il target è questo minimo qui, area 1,78 e 22, quindi livello target, no, questo. Quindi quando arriverà qui metterà break even la posizione. Ok, allora, USD/CAD è correlato con l'andamento del petrolio, non va da te bene tenere assolutamente sì, quello sì. Perché se si risolve un po' la situazione del WTI e inizia a salire, USD/CAD scenderà per forza di cosa. Comunque già un po' sta anticipando questa cosa su USD/CAD, anche se è dovuto un po' alla debolezza del dollaro di queste sessioni, però appunto se si migliora lì la situazione, quindi un occhio un po' alle notizie che leggete tra la guerra Arabia Saudita, Russia, queste cose qui, poi un po' le notizie sempre vanno lette. E in quel caso, quando si allenterà un po' la situazione e anche quando l'economia si riprenderà, USD/CAD verrà impattato per forza di cose. Però quelle un po' sono analisi che lasciano sempre il tempo che trovano e quindi non sempre poi si realizzano. Allora, quindi USD/CHF l'abbiamo visto, purtroppo è un po' troppo tardi, rischioso entrare. In linea di massimo, a causa consigli di aspettare la lateralità del cross e quindi osservare le mosse dei retail, quindi attivare l'anti-grid contraria e corretta. Allora, Massimo, la cosa da fare è ovviamente intercettare il movimento, però vedere sempre il grafico daily e quindi andare ad analizzare dei movimenti di scenario tipo utilizzate, chiamatela price action, quella che volete, però dovete analizzare queste situazioni qui. Cioè, quando arriva una candela, ad esempio questo è un esempio short, la prima candela ribassista dove c'è un forte interesse long, preceduta da una candela verde. Queste situazioni qui saranno situazioni sempre molto interessanti e che costano poco a livello di rischio, come queste situazioni qui, dove su un ribasso pronunciato arriva. Poteste fare anche solo l'analisi del prezzo se volete, però con un'analisi rete avete una conferma in più. Cioè, quindi quando in questi casi su euro-dollaro,
sulla fine di un trend, vedete che tutti iniziano a mettersi short su questi livelli, arriva un candelone del genere dove appunto entrano tutti short, queste sono situazioni da dove farsi trovare pronto, ma non lavorare queste situazioni qui ancora in long, perché sono troppo rischiose dal punto di vista del rischio rendimento. E quindi sono situazioni difficili da lavorare queste. Se siete riusciti ad entrare qui, perché avete visto appunto che i trader retail hanno iniziato a mettersi short, come è già successo, allora in quel caso siete bravi a mantenere la posizione, a farla correre se avete degli obiettivi che pensate che realizzabili, altrimenti lavorare sulle situazioni, diciamo, dove c'è una variazione improvvisa rispetto alla, diciamo, all'andamento di alcune sessioni precedenti. Ok, poi Fedele chiedeva gli incroci avvenuti oggi su euro yen, NZD CAD. Allora, euro yen l'ho scartato per il semplice motivo che i prezzi medi di carico short. Allora, euro yen. Euro yen si sta muovendo in una fase laterale. Euro yen però. Perché allora mi era stato segnalato uno short oggi, dicendo in chat andiamo short su euro yen. In realtà ho detto no, perché c'erano i prezzi medi di carico degli short in guadagno. Anomalia statistica fatto da supporto, è andato dall'altra parte. Però adesso sta andando long. E attenzione, perché su euro yen. No, candela daily ancora ribassista, cioè questo spike no, quindi lo lascio stare. Però euro yen da monitorare, perché potrebbe riprendersi un po' quindi andare a rivedere, perché vedete euro yen, se lo guardiamo grafico weekly, cioè, ha una resistenza molto vicina in area 121 e 41, quindi potrebbe essere una buona occasione per andare a cercare dei long. Però non mi piace questa candela qui, perché è stata ribassista oggi, perché potrebbe, di solito il mercato su questi spike cerca sempre di andarli a testare, quindi io magari mi metto long qui, mi fa uno spike, mi butta fuori e poi magari vado dove devo andare, quindi lo lascio stare per il momento. USD Yen, anche USD Yen è troppo rischioso, sono troppo rischiosi perché i movimenti l'hanno fatti. USD Yen l'abbiamo preso ieri, chi è riuscito a prendere, se qualcuno è riuscito a mantenere le posizioni va bene, però vedete come a livello di su un grafico weekly mi sembra un po' troppo ottimistico andarsi a prendere questo minimo in area 105. Sul daily c'è questo spike che potrebbe essere preso, quindi se qualcuno si sente di vendere USD Yen dopo che si è fatto 320 pip al ribasso, lo può fare perché sono entrati comunque tutti long. Io non lo faccio perché comunque già l'entrata è stata fatta ieri e il target plausibile era questo, quindi non entro. Euro yen era quello, sì, Fedele. No, al momento no, non, diciamo è flat. Poi c'era. Allora, Francesco, se euro-dollaro arrivasse una candela ribassista accompagnata da interesse per i long, sarebbe una buona opportunità per shortare? Assolutamente sì. Quindi su euro-dollaro, se si dovesse verificare quella situazione, va bene. Poi NZD CAD, lasciamolo perdere perché ha dei lotti ridicoli. Quindi 150 pips, 150 lotti contro 174, quindi non vale la pena assolutamente vederlo. Ok, io direi che abbiamo visto un po' tutto. Allora, Fedele, non devi vedere l'incrocio, dipende da che grafico stai guardando, perché è scomparso perché se sei su un H1, questo qui ovviamente si incrocia ogni ora. C'è l'incrocio, assolutamente, si potrebbe lavorare perché è andato qui, però non mi piace l'impostazione daily perché c'è questa spike. Però questa è una mia discrezionalità, ma oggettivamente c'è l'ingresso dei trader retail short su euro yen, quindi si potrebbe assolutamente fare, cioè
Se andiamo a guardare come si sono mossi, è a tua discrezione lavorarlo. Io non lo faccio perché c'è quello spike, magari mi sbaglio. Però se vedo i prezzi medi di carico, questi erano gli short alle 19, adesso sono saliti, quindi c'è stato un interesse comunque da parte dei trader in questa fascia qui. Qui sono entrati short, quindi puoi provare a farti un'entrata per andare a prendere il buy. Parlo sì di H1. AudiCAD, anche AudiCAD a pochi. AudiCAD qualcosa sì, potrebbe essere AudiCAD 1500 lotti, poco AudiCAD, vediamo se ha qualcosa di interessante. Francesco me lo segnalava. Allora, AudiCAD ha diciamo, un livello assolutamente interessante che potrebbe andare a testare, quasi sicuramente lo va a testare, 86,91 e qui la proviamo. Proviamo AudiCAD però. Ecco, questo è proprio il tipo di aiuto che cerco, che quindi faremo poi da lunedì, dove voi mi segnalate un po' le occasioni perché AudiCAD si può fare. Allora, 1500 un po' nella zona gialla, però AudiCAD in teoria potrebbe andarsi a prendere 86,91. Prezzi medi di carico. Vedete, c'è proprio il pattern di accumulazione e quindi c'è la possibilità di andare a vedere quell'area lì sul daily. AudiCAD potrebbe prenderlo, che è 86,91, che è quest'area qui. Allora, l'unica cosa per cui non la faccio, se adesso decido, è devo vedere un po' la correlazione con una che già ho, Audi CHF. Poi chiudiamo perché sono un po' cotto. Allora, se la correlazione è alta tra le due, che quasi sicuramente lo è, non la faccio. Allora, quindi abbiamo detto che AudiCAD con, io ho già Audi CHF, allora, Audi CHF con AudiCAD. Troppo alta la correlazione. Quindi, siccome già sono long di Audi CHF, andrei ad aumentare la doppia esposizione. Quindi, se Audi CHF va dove c'è quel target, ci andrà anche Audi CAD. Quindi, per questo la scarto. Però è un buon setup, Francesco, si potrebbe provare quel rialzo. Ok, grazie a tutti. Vi auguro un buon weekend. Cercherò domani, non so se riesco a postare la registrazione, però vi do appuntamento a lunedì perché inizieranno i webinar con gli operativi che vi ricordo saranno senza registrazione e quindi non mancate perché non saranno così lunghi perché partiremo diretti in maniera molto concreta e quindi si passerà molto dal tipo di analisi che ci saranno. Grazie a tutti, buon weekend.